la Cappella Medici di Fabrizio Santafede, dove, con cui riusciamo a vedere anche un po' la differenza tra il manierismo e un quadro che invece a seconda più dettagli della Controriforma, quindi del Concilio Trentino, e quindi si ritorna ad uno, si va verso un tipo di rappresentazione molto più didascalica, dove non ci sono più quei movimenti accentuati dei corpi che distraggono il fedele, quindi si va a un messaggio molto più mirato. E in particolar modo voglio far notare però anche il basso rilievo nel Daria, la risurrezione di Lazzaro, perché sia il basso rilievo sia il quadro vengono in qualche modo presi appunto da studiosi che hanno ipotizzato la presenza di Caravaggio all'interno di questa chiesa. Caravaggio sarebbe appunto passato il primo soggiorno napoletano nel 1606, avrebbe visto queste opere da cui avrebbe lui realizzato proprio in Sicilia poi la risurrezione di Lazzaro, che è molto simile in alcuni particolari, come nel braccio di Lazzaro, la veste che scende appunto lungo il corpo, la veste del personaggio che la cinge anche con le braccia dietro, insomma sono dei particolari molto simili, quindi cosa del resto che non sarebbe così strano in effetti, perché c'è sempre ispirazione ovviamente tra i pittori. Stessa cosa per quanto riguarda il quadro centrale, che sarebbe stato poi ispirazione invece per quanto riguarda la realizzazione della Madonna del Rosario, che oggi si trova a Vienna, anche lì con ovviamente diverse modifiche, però la colonna c'è spostata a sinistra, il drappo, più o meno la composizione piramidale, anche se l'altro quadro è molto più affollato di persone, ma c'è sulla sinistra un personaggio con la gorgiera che alcuni hanno voluto identificare proprio in questo Camillo de' Medici, quindi questo personaggio che si trova qui, che si trova, la cui tomba si trova qui, che sarebbe poi diventato il viso ai committenti, forse i domenicani committenti, che a un certo punto non vogliono più il quadro, anche perché il quadro viene venduto immediatamente, probabilmente, cioè ovviamente è un Caravaggio, quindi non per questioni artistiche, ma forse perché è in contrasto con questo che il personaggio è un avvocato, quindi da questo si ipotizza appunto che se per questo motivo appunto sia stato venduto. Altre opere straordinarie che si trovano qui all'interno di questa chiesa, le faccio vedere velocemente sempre, ma sono importanti perché testimoniano come all'interno di questa chiesa e a Napoli stessa ci siano opere rinascimentali, opere del Cinquecento. Siamo agli inizi del 1500, nel 1518 in particolare, qui Bartolomeo Ordóñez, che spagnolo, ma che lavora a Firenze, a Roma, prima di venire a Napoli. A Napoli proprio porta le influenze romane. Ha visto Michelangelo, ha potuto vedere il pathos dei personaggi, noi lo vediamo questi personaggi di basso rilievo, in particolar modo questa donna, cioè si sembra quasi di rivivere il pathos proprio dei personaggi di Michelangelo della Cappella Sistina. E particolarità è proprio questa tomba del bambino di 6 anni, Andrea Bonifacio, che viene scoperchiata, in qualche modo viene tenuta alzata da questi angioletti anch'essi. Guardiamo per esempio quello sulla sinistra, col volto, la bocca che è piangente in qualche modo, pieni anch'essi di tristezza e di pathos, e nello stesso tempo viene realizzata una tomba uguale a, curiosità, quella della deposizione di Cristo nel basso rilievo, quasi a voler porre sullo stesso livello il dolore per Cristo e per la perdita del figlio. E dall'altro lato Giovanni Battista Citaro, che appunto è imparentato appunto con Bonifacio il bambino, realizzato da Ferrucci, che lavora a Firenze, lavora a Santa Maria del Fiore, quindi vuol dire stiamo parlando di persone di ampio respiro, e le due iscrizioni sono di Augusto Sanazzaro, quindi anche in questo caso hanno diciamo nomi particolari.